Milena, Brescia oggi ha dimostrato di essere più forte nei confronti del Verona, ma è stata una bellissima partita, ricca di occasioni dall'una e dall'altra parte. Sì, è stata una partita vera a livello agonistico alto, a livello di intensità alta e direi che senza troppi tatticismi. Sì, oggi noi abbiamo vinto, siamo contenti, ma riteniamo di aver ottenuto 3 punti pesantissimi contro un Verona che ci ha messo molto in difficoltà all'inizio, nei primi sicuramente 20-25 minuti, dove noi abbiamo patito la loro aggressività, la loro determinazione. E devo dire che insomma siamo state brave in quel momento di estrema difficoltà in una ripartenza 2 a fare l'1-2, quindi quando fai l'1-2 dopo le cose si mettono meglio, però insomma abbiamo sofferto molto contro questo Verona. Fabiana, peccato perché nel primo tempo il Verona se l'era giocata alla pari, la differenza però l'hanno fatti i gol e nel primo tempo il Brescia ne ha fatti 2. Diciamo che noi siamo partiti alla grande, abbiamo avuto 2 occasioni che non abbiamo sfruttato, dopodiché una dormita sul calcio d'angolo ha determinato il nostro seguito di gara. Un peccato perché potevamo giocarci alla pari. Grandissima Ostrom, partirà domani per la nazionale svedese, ma è una convocazione pienamente meritata per quello che abbiamo visto oggi. Ma Ostrom è il terzo anno che l'alleno, penso che se la meriti tutta in quanto è un continuo crescendo di maturità e anche di prestazioni, quindi io spero che faccia bene lì. Per noi è un punto di forza perché lei comunque è il 50% della nostra squadra in questo momento. Stefani, giudicata migliore in campo assieme a Michela Ledri tra le giallo-blu, hai compiuto dei grandissimi interventi, insomma oggi te la sei meritata la maglia della nazionale svedese. Beh, direi che è andata abbastanza bene e sono contenta che ho avuto una partita come questa, Muzzanica, prima di andare, così vado lì con un po' di confidenza e purtroppo sarebbe anche meglio con 3 punti. Adesso avrai questa partita con la nazionale svedese contro la Francia, veramente un grande palcoscenico, e poi quando rientri ci sarà questo Firenze, c'è da riprendere il cammino. Sì, esatto, non vedo l'ora di andare domani mattina. Sabato abbiamo una partita contro Francia, una squadra molto forte, siamo in 3 portiere, così vediamo se si può giocare. Poi rientro con nuova energia, nuova forza e voglio continuare a fare bene con Verona. Cecilia, partita ricchissima di occasioni dall'una e dall'altra parte, però il cuore giallo-blu non è bastato oggi. Sì, è stata una bella partita, diciamo che noi secondo me non abbiamo giocato in modo continuo perché se mettevamo in campo appunto il cuore, come hai detto tu, dall'inizio fino all'ultimo minuto, secondo me questa partita, se non portavamo a casa comunque almeno il pareggio lo potevamo raggiungere. Adesso c'è la sosta per la nazionale e poi si torna in casa con il Firenze, c'è da proseguire, c'è da mantenere il quarto posto. Sì, esatto, quello rimane comunque il nostro obiettivo. Oggi purtroppo abbiamo, non dico un po' perso di vista, però abbiamo perso qualche punto e adesso abbiamo la sosta di qualche giorno e servirà anche per recuperare quelle 2 o 3 giocatrici un po' acciaccate e arrivare a Firenze al meglio, diciamo.